Eccoci qua, per la prima volta nella storia Timeline è in diretta da Sanremo. Siamo qui al Teatro Ariston, alle mie spalle c'è il corso Matteotti, che è già affollatissimo nonostante siano le 10:42, e qui con me ci sono tantissimi ospiti perché è un grande successo di ascolti in TV, ma grande successo anche su social. Ne parliamo con degli ospiti fantastici, dei super ospiti. Partiamo dal direttore d'orchestra più rock del mondo, Enrico Melozzi, benvenuto. Ma con gli occhiali da sole, cosa è successo? Buongiorno, a parte mi rimetto pure quando mi siedo. Quello è la tua postazione. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti. Gli occhiali da sole, per quale motivo? È ovvio, perché sono il miglior copriocchiaie che esiste in natura. Però qua sta succedendo qualcosa, perché vediamo Giorgia Cardinaletti, volto amatissimo del TG1. Buongiorno, Giorgia, pure te con gli occhiali da sole. Sei stata contagiata. Perché non si dorme niente qua, buongiorno a tutti. Esatto. Io non so cosa sta succedendo, ma abbiamo adesso anche un'altra superstar, l'avete visto, conduttore del primo festival, Mattia Stanga, anche tu. Eccoci, sì. Ok, adesso Mattia possiamo toglierli. Non si toglievano. Scusate, potete portare un paio pure per me, cioè non ho capito. Ecco, date un paio pure a noi e ce li teniamo tutti. Perché uso quelli di Giorgia, va bene? Uso quelli di Giorgia. Allora, sto bene? Sono anche un bel colore. Allora, grazie mille ragazzi per essere qua. Grazie a te, Marco. Allora, vorrei partire e mostrare la foto 1, dove vediamo che è il post che ha pubblicato Angelina Mango della sua vittoria. Eccola qua, lei è davvero con una grandissima emozione. Come commentate questa vittoria? Giorgia, parto da te. Allora, meritata, meritatissima. Io già dalla prima sera, devo dire, quando l'ho vista sul palco, ho pensato fosse un'esibizione vera, autentica. E poi questa ragazza di 22 anni, figlia d'arte, è vero, ma con questa passione, ed è una vera performer, perché sul palco ha dimostrato, secondo me, di essere una delle migliori. Anche quella bellissima cover che ha fatto del padre. Brividi, bellissima, devo allora dire. Mattia Stanga, l'avete, a parte che è già straconosciuto perché sui social dei numeri incredibili, solo un milione di follower solo su Instagram, insomma davvero numeri incredibili. E tu hai intervistato Angelina Mango? Io ho avuto l'occasione e il piacere di intervistarla, sì. Allora io partirei dalla clip 1 e vediamo una tua intervista proprio durante il primo festival, una breve battuta proprio che hai scambiato con Angelina, vediamo. Vai. Sono stracontento di essere qua con te oggi, Angelina. Sei una delle più giovani in gara quest'anno. Com'è? Dimmi. Beh, io posso solo imparare da tutta l'esperienza che vedo qui in questo posto, perché c'è gente che sta qua da tantissimi anni, c'è un'orchestra da paura, e quindi voglio godermela, voglio guardare tutto e captare tutto. Beh, bellissima intervista, che ricordi hai? Ma è una ragazza super super carina, con i piedi per terra, e secondo me si merita davvero tutto. Allora, vado al direttore più rock del mondo, ti piace come definizione, il direttore Enrico Melozzi? Sì, sì. Guardate. Abbastanza soddisfatto. Perché diciamo che la moda dell'occhiale, che poi ha contagiato gli altri ospiti, l'ha lanciata lui, quindi sei tu veramente, no? Non so, anche Gazzelle, devo dire, che anche Gazzelle mi ha... Insomma, mi ha dato un bel gancio per portare gli occhiali. Anche durante le mie conduzioni li porto. Credo che ormai si possa fare, no? È vero, ormai è sdoganato. Non faccio il direttore di banca, quindi non si insospettisce nessuno. Il tuo ruolo di direttore te lo consente. Abbiamo la foto 03 che, insomma, ci fa ricordare un momento bellissimo, cioè la tua vittoria con i Maneskin, perché tu sei stato il direttore d'orchestra, insomma, che ha, ecco qua, insieme ai Maneskin. Questa vittoria invece di Angelina Mango, tra l'altro stesso management, perché Marta Donato, insomma, tutto si tiene. Come commenti questa vittoria? Io credo che lei abbia dimostrato innanzitutto una vocalità, perché cominciamoci a parlare chiaro, questa canta per davvero, non gli serve l'autotune, va, è una figlia d'arte, quindi si sa muovere molto bene sul palco. Il pezzo secondo me non era il pezzo più bello, con il titolo più adatto la a una vittoria, la cumbia della noia. Mi sembra un po' strano che Sanremo la vinca una cumbia, che non è una danza italiana, però era talmente brava a farlo, lo faceva talmente bene, e poi è scritto bene, arrangiato bene. Qui Dardust, secondo scritto me, scritto da Madame, poi no, il sì, pezzo Madame, vabbè, Madame, poi tra l'altro sono tutti amici questi dell'equipe. Madame è un'autrice particolarissima, che quando si interpreta da sola riesce a trasmettere delle cose enormi. Fino adesso
ma Angelina è stata l'unica, vero, che è riuscita a interpretare un brano di Madame e portarlo a un successo superiore, certo, a quello che è riuscito a ottenere anche Madame a Sanremo con, vero, i suoi brani. Cioè, arrivare lei come autrice a vincere è stata, insomma, una cosa veramente notevole, proprio a livello, certo, storico. Certo, no, una bella conquista sicuramente. Allora, non posso non affrontare insieme a voi, qui abbiamo tre campioni anche di social, perché siete molto seguiti, la polemica social del momento, cioè, diciamo, questo binomio Geolier-Angelina Mango. Geolier che era primo al televoto, però Angelina Mango è stata premiata dalle altre due giurie, no, Giorgia, cioè quella stampa e quella radio. Esatto, cosa ne pensi di questo grande dibattito che è nato sul fatto che, però bisogna rispettare il televoto, no, è giusto che ci siano altre giurie che così compensino il televoto? Tu cosa, beh, ne pensi? Sicuramente ci dà uno specchio di quella che è la realtà, perché il fatto che comunque Geolier abbia ottenuto molti più voti, quindi attraverso la sua fan base, quindi comunque attraverso il televoto, però poi giustamente il vincitore deve tener conto, si deve tener conto quando si giudica il vincitore anche del parere della sala stampa e delle radio specializzate. Quindi io credo che alla fine, sommato tutto, poi la vittoria meritata sia quella di Angelina, non che non lo fosse quella di Geolier, perché secondo me Geolier porta un mondo che piace e soprattutto seguito veramente realtà, da tantissimi ragazzi. Non solo a Napoli, assolutamente. Anche a Brescia? A Brescia soprattutto, ma poi posso dire una cosa, poi è il loro primo festival, quanti ce ne saranno ancora, quindi secondo me sono stati davvero tutti bravi. Anche per te solo il primo, Mattia? Anche per te solo il primo, ce ne saranno altri? Speriamo. Per me è l'ottavo, però vabbè. Comunque volevo dire una cosa riguardo alla canzone di Geolier, cioè se avesse vinto sarebbe stato un altro episodio storico incredibile, perché vincere con una canzone in lingua regionale, di cui io tra l'altro sono un estimatore, perché recentemente ho fatto anche questo progetto La Notte dei Serpenti in lingua, tutta in lingua abruzzese, no? Perché io sono abruzzese, a me avrebbe fatto impazzire. Quindi l'anno prossimo canzone in abruzzese in gara. Mi farebbe molto piacere. Ma no, sarei impazzito se avesse vinto un brano in lingua regionale, giuro. Avrei proprio cominciato a scapocciare. Perché, cioè, cosa avresti fatto? Perché è una cosa bellissima, cioè, identitaria dell'Italia. Tipo cosa avresti fatto? Scapocciare fare, si dice anche così. Però poi mi sono domandato, ma se poi avesse vinto e fosse andato all'Eurovision in lingua regionale, cosa sarebbe successo? Ecco, non conosco così a fondo però, il regolamento dell'Eurovision. So che hanno fatto cambiare una parolaccia a Damiano, per esempio, mi ricordo, Zitti e Buoni la dovettero rincidere in un punto perché non tolleravano qualsiasi tipo di volgarità, ma sulla lingua regionale non so loro come si esprimono, però sarebbe stato proprio figo vedere un pezzo in napoletano, certo, all'Eurovision. Certo. E poi anche l'età, Marco, scusami, perdonami, Geolier, no, certo, 23 anni, Angelina Mango 22 anni. È bellissimo. Hanno, beh, Mattia, chiaramente una lunga carriera davanti. Tra l'altro, scusate, però Mattia ha compiuto gli anni due giorni fa, lo sai? Auguri. Grazie. E quanti ne hai fatti, Mattia? 26. 26, Madonna, hai festeggiato mia a Sanremo. Madonna mia. Sì, ieri sera mi hanno fatto in diretta una torta, perché avevamo provato tutto il giorno, ovviamente, proviamo, e vedevo che alla fine c'era questo momento di punto di domanda, io non capivo. E poi nel momento, eccola, in cui è arrivato quel punto di domanda, eccola, mi hanno portato fuori la torta e io ero tipo qua in questa preparato foto. Vediamo te, Daniele Cabras, che siete due noi inviati, yes, Paola e Chiara, e davanti Chiara all'Ariston. All'Ariston, yes. Un compleanno indimenticabile. Un compleanno indimenticabile, un'esperienza indimenticabile. Non ho ancora dormito, cioè ieri sera sono andato a dormire con gli occhi aperti perché ero talmente agitato che... Tra l'altro mi hai detto che dormite in cinque in un letto, non so se lo sai, Giorgia, questa è una notizia questa che voglio darvi. Raccontamela, perché vorrei capire perché dormite cinque in un letto. No. L'ha anche postato sui suoi social. L'ho postato. Spiega al pubblico. Perché praticamente sono venuti i miei amici da Brescia a farmi una sorpresa e mia mamma non si era organizzata con i letti. Quindi mi ha detto, sono tutti a casa tua, io ho un letto matrimoniale, quindi in cinque in un letto. E invece... Beh, dormito bene, quindi. Sì, sì, sì. Vado come da sei messa la tua valigia, Giorgia, per il tuo rientro? Tutto a posto, le hai fatte? No, ancora no, anche perché noi rientriamo domani, perché oggi chiaramente c'è una lunga giornata di lavoro per il TG, quindi si rientra domani e no, Marco, devo perché dire... vuoi sapere invece loro quante valigie... Io lo so, io conosco tutto della valigia del maestro, ah, sì? Melozzi, perché abbiamo con Via delle Storie due anni fa... Ah, uno. Ci fu proprio una puntata dedicata, vero, alla valigia del maestro, è vero, Melozzi. È vero, no. Cioè, quante valigie hai, direttore? Tutto. La Cardinaletti conosce tutto delle mie valigie. Io purtroppo non conosco nulla. Della valigia e mi appello, se qualcuno può venirmi a dare una mano, sono all'hotel Londra. Qualcuno mi venga a aiutare, perché io sono nel panico più totale. Cioè, la situazione è fuori controllo. Diciamo che il maestro è un po' caotico sulla valigia. Ho comprato, ti giuro. Mi sono fatto spedire
tramite Amazon degli scatoloni dove butterò tutto lì dentro e poi me li faccio spedire, perché non, io non riesco. Io Mattia, non la so tu sei messo meglio? No, io ho trovato la soluzione, mi sono portato la mamma da casa, quindi ha fatto Bravo, tutto lei. Vedi, direttore, già portarsi per l'anno prossimo, pensiamoci. Io ti porterò i genitori, già portarsi i genitori. Sì. Sempre da imparare, nonostante. Allora, c'è una novità in questo festival che riguarda anche la nostra adoratissima Giorgia Cardinaletti e voglio partire da una clip che è la clip 02, perché Vincenzo Mollica, sappiamo, è un'istituzione, no Giorgia, di Sanremo, e lo salutiamo, grandissimo maestro Vincenzo, Vincenzo è veramente. Nato il balconcino Mollica, che tra l'altro è proprio qui alle nostre spalle, giusto Giorgia? È qua dietro, sì sì sì. Tu l'hai inaugurato con Fiorello. Partiamo dalla clip 02, vediamo un po' questa novità di Sanremo che già sui social è amatissima. Titolato a Vincenzo Mollica. Diamo questo annuncio ufficiale stasera. Ufficiale. Vai Giorgia. Da questa sera il balconcino di Fiorello, di Viva Rai 2, che si trova davanti al balconcino di Vincenzo Mollica, che salutiamo, sarà dedicato a Vincenzo Mollica, quindi anzi tutti i balconcini. Tutti i balconcini di Sanremo, anche quelli privati. Cioè ognuno che ha un balcone si chiama balconcino Vincenzo Mollica. Eccolo, lo vediamo anche in diretta inquadrato, grazie alla nostra fantastica regia. Wow. Sì, perché poi il giorno dopo Fiorello ha fatto mettere la targa del balconcino dedicato a Vincenzo Mollica. È stata un'emozione, anche perché lo raccontiamo per chi non lo sapesse: il balconcino di Fiorello si trova davanti all'Ariston, di fronte al balconcino storico di Vincenzo, che tutti gli italiani conoscono perché Vincenzo Mollica si è affacciato da lì con tutti i conduttori per tutti i festival di Sanremo per anni, quindi è veramente un'istituzione quel balconcino. E adesso con Fiorello abbiamo stabilito che a Sanremo tutti i balconcini, anche quelli privati, chiunque ha un balconcino si chiamerà balconcino Vincenzo Mollica. Meraviglioso. Direttore, sei mai salito sul balconcino di Vincenzo Mollica? No, non sono mai salito. Ah, no, una volta sì. Ah. Sì, ma non perché me lo meritavo, semplicemente perché ci sono trovato. Perché una volta sono andato a trovare proprio Mollica insieme a Arianna Daloia, che è una storica. Certo. Ufficio stampa, insomma, detto televisivo musicale, certo. Esatto, di promozione musicale. E quindi sono andato a trovarlo e allora mi ha detto guarda, va a vedere. Sono andato lì, l'ho visto, ma non ero né un intervistato, certo. niente. A telecamere spente. A te Mattia ancora non è capitato, non ti hanno portato? Mai, non hai mai, portato mai, Mattia mai. Stanga sul balconcino, vabbè, Giorgia? Però ci guardavamo perché loro erano sotto sul green carpet e noi eravamo sopra. Fiorello ogni tanto durante le prove veniva lì, faceva un po' casino e noi eravamo cosa facciamo, cosa dobbiamo fare? Però è stato meraviglioso. Molto bello. Allora, vorrei affrontare con voi l'aspetto social, no? Perché tutti e tre a vostro modo li usate tantissimo, siete molto seguiti. Vorrei mostrarvi dei meme. Per esempio, partiamo dalla foto 04. Vi mostro una pagina super seguita che ha sapore di male, ma ce ne sono tante, c'è prossimi congiunti, insomma. Sapore di male scrive: pretendiamo il congedo sanremese. Cioè, in una settimana in cui, diciamo così, c'è bisogno del congedo, no? Beh sì, perché viviamo solo di Sanremo per una settimana, no? Come ha detto Teresa Mannino, praticamente non tutto il resto, tutto quello che accade nel mondo non lo sappiamo, perché tutti i giornalisti che sono qua parlano solo di Sanremo. Quindi speriamo non accadano cose, perché sono tutti qua. Mattia, cosa dici? Cosa ne pensi? Idem, lo stesso. E io non so cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, anche perché non ho ancora acceso la televisione se non per guardare Sanremo, quindi speriamo non sia successo. È una bolla. Purtroppo ce l'ha ricordato Gali cosa sta succedendo. Vero. È vero. In questo periodo. È vero, è vero. Anche D'Argent D'Amico, insomma, ha fatto sono anche diversi appelli. Sono stati tantissimi appelli alla pace, sì. E infatti vorrei affrontare con voi questo aspetto che riguarda i social, no? Cioè, quanto hanno pesato? Abbiamo visto interazioni record. Tra l'altro, per dare i numeri, vi do l'ascolto di ieri sera, che è pazzesco, no, Giorgia? Lo citavi anche prima, che è 74% di share, oltre 14 milioni. La finale più vista dal 2000, in share dal 95. Numeri record anche sui social. Secondo voi i social che ruolo hanno a Sanremo? Parto da te, direttore. Un ruolo strategico fondamentale, soprattutto negli ultimi anni, e quello è stato, diciamo. Ma il Fanta Sanremo tu ci hai giocato? Certo, io godo addirittura di un bonus. Cioè, esiste il bonus dirige orchestra del maestro Enrico Melozzi, no, che dà 20 punti in più a ogni artista che dirigo. È stata un omaggio che mi hanno voluto rivolgere questi straordinari ragazzi che hanno inventato il Fanta Sanremo, e credo che il Fanta Sanremo abbia alimentato molto già la RAI qualche anno fa, prima ancora di Fanta Sanremo, cercava in qualche modo di alimentare il dibattito sui social. Non so quanto ci fosse riuscita,
funzionava, ma con il Fantasanremo ha rotto quel muro di imbarazzo e ha portato tantissimi ragazzi, ha portato tantissimi ragazzi, che poi ha aumentato l'ascolto da mezzanotte in poi, diciamo. È vero. L'ascolto, il ruolo strategico dei social hanno fatto sì che la curva non scendesse mai degli ascolti, ma rimanesse sempre costante anche dopo la mezzanotte. Io per esempio ho saputo che Fiorella Mannoia, che canta questa canzone bellissima che ha portato a Sanremo, che si intitola Mariposa, e mi hanno detto che lei è pazza dal Fanta Sanremo, cioè non pensa a Mariposa la sua canzone, ma pensa solo al Fanta Sanremo. No Mattia, cioè, tu hai giocato? Io assolutamente sì, e secondo me il Fanta Sanremo ha fatto sì che i cantanti potessero uscire un pochino dalla figura di cantante e essere un pochino più umani, se così possiamo dire, perché appunto tu ci hai giocato? Io sì, ho perso. Non parliamone che hashtag oggi veramente, ma è una gioia, ma è una gioia veramente, e però super divertente. Giorgia, a te piace il Fanta Sanremo? Sono curioso. A me piace molto sempre. Perché sai, questa che io criticano, dice oddio basta, se no i cantanti pensano più al Fanta Sanremo che alla gara. Ma no, perché poi i cantanti sono artisti, sono professionisti, sono concentratissimi su quello che devono fare. Però devo dire che sempre nella famosa puntata del Maestro Melozzi dedicammo un servizio anche al Fanta Sanremo. Quindi abbiamo conosciuto questi ragazzi. Sì. Quindi divertente, chiaramente il Fanta Sanremo. Per quanto riguarda i social, chiaramente è un po' si è amplificato, no, nel corso degli anni. Prima eravamo in famiglia, si commentava in famiglia. Poi sono arrivate le chat, quindi i gruppi chat, che chi non ha un gruppo chat Sanremo alzi la mano. E addirittura adesso i social con il commento secondo per secondo di tutto il festival. Va detto però, appunto, qui cerchiamo anche un attimo un momento di serietà, perché ieri, ad esempio, anche con quello che è accaduto con Joliet, tutto l'odio social, ecco, c'è bisogno anche di dosare, quindi bene divertirsi e utilizzare i social anche per commentare commenti positivi, però come sappiamo poi il web è anche questo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, il web, l'internet secondo me è una grande opportunità che ci è stata data. E tu lo sai bene perché sei nato e hai un grande successo grazie ai social. Io lo so bene, bisogna sempre ricordarsi che però, come tutte le cose, bisogna usarle nel modo giusto, nel modo corretto, in modo educato, genuino, senza andare a... appunto ledere nessuno. Ma tu sei educato, io sono per la patente. No, io sono per dare la patente. Idem, anch'io. Cioè, vuoi il cellulare? Bene, idem. Ti fai il corso e ti fai la patente. Lo stesso. Così tu capisci. È bello che questo appello arrivi da voi che siete molto seguiti, vero. Insomma, può sensibilizzare, no? Io anche dovrei fare la patente, perché intanto sbaglio completamente. Ma della macchina o dei social? Vabbè, non parliamo della mia patente. Io non so perché, non avevo dubbi che c'era qualche problema. Io ho preso la patente a 22 anni, ma non dico perché. L'approfondiamo la prossima puntata. Voglio chiudere con voi con questa foto, che è la 05, che non possiamo non chiudere così, con Fiorello e Amadeus. Fiora ha postato questa foto, guardate, Sanremo 2025, loro che lo seguono sul divano comodamente con popcorn, no, Giorgia? Sarà così? Sarà così, probabilmente. Adesso sentiremo anche oggi in sala stampa. Poi Fiorello ha detto agosto, magari Amadeus potrebbe avere qualche ripensamento. Però pensiamo che il finale di ieri sera, questo saluto in carrozza, una favola in fondo, però hanno fatto veramente, sono stati 5 anni straordinari. Fiorello, Amadeus, i veri vincitori, devo dire. Ma sarà molto difficile dopo un anno del genere, con degli ascolti del genere, che qualcuno si faccia avanti. Speriamo al posto che Amadeus suo. Ci ripensi. No, secondo me sarà difficile che qualcuno si faccia avanti, e io sono sempre della scuola Zoff, cioè Zoff vince i mondiali e si ritira. Okay. E quindi come Mina all'apice, esatto, uno si ritira. Anche Renato Carosone uguale. Siamo in chiusura. Allora, grazie mille a tutti voi per essere grazie, stati qua Marco. E soprattutto grazie per il vostro lavoro al direttore Enrico Melozzi, Mattia Stanga, grazie. bravissimo direttore. Grazie Giorgia, perché anche te con me hai condiviso ore e ore di alzatacce, levatacce, ore tardi, insomma. Grazie mille. Grazie Timeline te, torna domenica prossima. Ci vediamo da Roma. Grazie a tutti e a tutti.